Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati sui nostri canali di Labro Sport, sulla nostra pagina Instagram. Oggi nuova puntata di Grammatica Sportiva. L'ospite, lo avete letto in questi giorni, è un ospite super e davvero non vediamo l'ora di coinvolgerlo nella nostra diretta. Gabriele Detti, stiamo aspettando pochissimi istanti per riuscire a connetterlo. Eccolo. Vediamo se riusciamo a chiamarlo nella nostra diretta, sperando che tutto funzioni al meglio. Visto che eccolo, ci dovremmo essere. Buonasera, Ciao, benvenuto. ciao, grazie. È per noi ovviamente è un piacere averti qui in diretta. Ringraziamo subito il Centro Sportivo dell'Esercito per averci permesso questa chiacchierata informale e aver permesso alle tante persone, tanti livornesi e non solo che ci seguono, di poter fare due chiacchiere con te. Spieghiamo velocemente il format della trasmissione. Tu hai scelto cinque foto che saranno quelle che daranno un po' la linea alla nostra chiacchierata, ma spazieremo su tutti i tipi di argomenti. Per i tantissimi che ci stanno seguendo, ovviamente accettiamo e vogliamo le vostre domande, le vostre curiosità. Potete farlo nei commenti, potete farlo con il tasto, con il punto interrogativo per poterle mettere in sovraimpressione. E direi che possiamo benissimo partire. Partiamo dall'attualità, come stai vivendo questo momento delicatissimo, difficile e per uno sportivo come te senza la possibilità di andare in acqua, penso sia davvero qualcosa di molto strano e dal punto di vista proprio sportivo che ti mette alla prova veramente in maniera importante. Ma sì, dai, guarda, alla fine sto anche bene, sono tornato a casa, riesco a stare un po' di più con i miei, che è una cosa che solitamente non accade. Fortunatamente abbiamo un giardino, quindi riesco a anche abbastanza grande, quindi riesco ad allenarmi un po' tutte le mattine, un po' di palestra che ci è stata mandata dal nostro preparatore. Il pomeriggio, nei giorni scorsi, prendevo un po' di sole, oggi ovviamente come avrai notato non si può, quindi niente, è strano non nuotare, è molto strano, però è come essere, ecco, nelle vacanze d'estate dove abbiamo di solito un mesetto di ferie, l'abbiamo anticipato un po' sperando di poter ricominciare il prima possibile. Certo, poi sì, noi livornesi senza il sole ci manca qualcosa, ci manca una parte di noi. In questi giorni abbiamo letto tante dichiarazioni importanti, quelle di Federica Pellegrini, sicuramente per quanto riguarda il nuoto. Volevo sapere tu cosa ne pensi sul discorso magari di che lo sport è tutto importante, non dobbiamo dare solo la precedenza al calcio per quanto l'indotto calcistico a livello economico sia importantissimo per il nostro paese e non solo. Ma io penso che sarebbe giusto, sì, dar la stessa importanza un po' a tutti gli sport, mi rendo anche conto che possa essere difficile, come dici te, il calcio muove masse maggiori rispetto a tutti gli altri sport. Però ecco, ci siamo anche noi, Fede ha detto bene, non esiste solo uno sport, ne esistono tanti, è quasi brutto fare distinzioni fra sport di serie A, sport di serie B. Siamo tutti un'unica grande famiglia e dovremmo essere più o meno tutti tutelati allo stesso modo. Si sente parlare di ripartenze sfalsate, chi settimana prossima, chi più avanti. Secondo me quello può essere anche in parte giusto, nel senso quando ci sono le possibilità per poter ricominciare, è giusto ricominciare con le dovute precauzioni, con i controlli, con tutte le cose del caso, però sarebbe anche, ecco, il momento, almeno qui tutti abbiamo gran voglia. Immagino dopo tutto questo momento di stop forzato, immagino la vostra voglia. In questi giorni, proprio per tenere l'importanza e l'attenzione su tutti gli sport, noi sulla nostra pagina Facebook abbiamo coinvolto tante realtà cittadine su come potrebbe essere la ripartenza dopo il Covid-19 e tra questi abbiamo avuto anche Stefano Franceschi in rappresentanza del Nuoto Livorno. Parto da qui per dire che gli impianti, un impianto come una piscina, non è come mantenere un campo scuola, un campo da tennis. Le spese sono più elevate e tenerlo chiuso ha altre difficoltà rispetto ad altri sport, magari. Come vivi tu la situazione, dato che ti alleni a Ostia, anche col centro federale, sai magari, non so, qualche notizia?
Ma no, stiamo aspettando a Gloria notizia, appunto. Come ti dicevo prima, speriamo di poter ricominciare in settimana prossima, ma aspettiamo che il presidente ci faccia sapere, perché in effetti mantenere una piscina è una spesa importante, soprattutto una, come tutte le altre, ma una che ha sia la vasca interna sia la vasca esterna, tra l'altro da riempire, la palestra, la foresteria, una mensa, insomma, è una roba importante. Però noi nel nostro piccolo possiamo solo sperare che la cosa succeda il prima possibile. E aspettiamo, speriamo e ci auguriamo che possa succedere nel giro di poco. Se non sarà questa, magari la prossima settimana, ma speriamo che succeda in tempi brevi. Certo, riusciamo, cioè tutti un po' speriamo che questa situazione possa finire il prima possibile sotto tutti i punti di vista. Lo sport, Ovvio, sì. anche solo per la vita normale, ovviamente per No, anche e la soprattutto per la salute, vita normale, perché per la salute, poi lo sport viene certo, dopo, ovviamente, in queste situazioni, però ecco, stiamo ora nello specifico però parlando di bene o male la questo. questione è un po' tutta, ovviamente è un po' tutta legata e quando, almeno penso che quando si sbloccherà e la situazione sarà in qualche modo più vivibile, tutto potrebbe tornare pian piano, come dici tu, rispettando le varie normative e i vari controlli un minimo alla normalità, che per voi vuol Infatti. dire appunto tornare in vasca. Partiamo proprio da qui, dalla prima foto che hai scelto, nuoto. Voglio chiederti, parlo per esperienza personale, ma penso un po' tutti, da piccoli andiamo al nuoto con l'asilo, con la scuola e andiamo in piscina. Da lì a diventare uno sport, cosa è passato e com'è iniziata la tua vita in piscina alla fine? Ma noi, cioè per quel che riguarda me, la prima volta l'ho sempre raccontato, sono stato buttato in acqua che avevo 8 mesi, quindi ho anticipato quello che dicevi te ora. Mi hanno buttato in acqua, mi è piaciuto da subito, quindi poi nel corso degli anni impari a nuotare, ti diverti, capisci se può essere una cosa che puoi portare avanti o meno. Fortunatamente io mi sono sempre divertito, mi sono sempre trovato bene con i ragazzi che nuotavano con me, quindi ecco che poi una cosa tira l'altra, poi piano piano sono arrivati i risultati e quindi abbiamo deciso di andare avanti, ecco, e spero di poterlo fare ancora per un bel po'. Lo speriamo sicuramente anche noi, però ti dico, ho avuto molti amici che facevano nuoto da piccoli, da ragazzi, da giovani, e magari nel corso del tempo hanno perso la passione, oppure comunque sia, essendo uno sport molto particolare, perché alla fine sei tu contro un cronometro, sempre seguendo la linea, sempre in acqua, e magari non è facile dal punto di vista delle motivazioni trovarne. C'è mai stato un momento in cui hai detto basta, mollo tutto, non ce la faccio più, non sopporto più questo sport, voglio cambiare magari? E invece se c'è stato un momento in cui hai capito di essere veramente sulla strada giusta, che ti ha dato consapevolezza di essere forte anche magari? Ma la prima, sì e no, nel senso in modo serio non mi è mai capitato di mettermi a pensare basta voglio smettere, in modo scherzoso ecco tutte le volte che entro in acqua, dico ma cazzo me l'ha fatto fare, stavo tanto bene fuori, però no, è una cosa che proprio mi piace fare, mi diverto a farla e appunto mi regala soddisfazioni. Poi beh, capisci. La seconda parte, quando nel 2011 c'è stata la possibilità di andare giù a Ostia, comunque in un centro federale, capisci di entrare in un'altra dimensione. Ecco, dici, cavolo, sono stato scelto, allora forse vale la pena provare, facciamo questo salto e vediamo cosa viene fuori. E l'anno dopo, nel 2012, hai partecipato per la prima volta alle Olimpiadi. Avevi 18 anni. Quali sono state le emozioni di trovarsi nell'Olimpo dello sport? Perché hai accanto veramente i mostri sacri di tutto lo sport mondiale. Se ti sei trovato magari come non so, un ragazzino al parco giochi, a Luna Bravo, Park. sì, esattamente quello. La prima è stata un po' quasi inaspettata. È stata una cosa che volevo, però ecco, non sai mai se in effetti possa succedere. Quell'anno è andata bene, sono andato a Londra senza grosse aspettative. Volevo imparare il più possibile dai campioni con i quali avrei gareggiato, ma anche con gli altri. Tutti
tutti i miti che vedi da piccolo, te li trovi lì, ti tremano un po' le gambe, però poi sai che lo fai anche per esperienza. Quella fu veramente l'esperienza per poi, insomma, crescere e provare a fare meglio quella dopo. Ecco, magari cosa ti ha lasciato, quali sensazioni non potrai mai dimenticare. E poi quando abbiamo intervistato Federico Turrini, lui ha detto che il suo mito sportivo è Valentino Rossi. Tu invece in quell'occasione chi magari ha incontrato, se c'era davvero il tuo mito di sempre, volendo sia appartenente al Sì. nuoto che anche no. No, sì, diciamo che lì nel villaggio vedi tutti, dai vari Phelps, Bolt, tutti. Se pensa a un fenomeno e lì lo trovi, anche se alcuni stavano fuori dal villaggio. Però ecco, lì io per quel che riguarda il nuoto, levato il Phelps di turno, che ovviamente penso un po' per tutti i nuotatori sia il punto di riferimento. Per quanto riguarda gli stranieri, ho sempre pensato a Paul Biedermann, che è il tedesco che faceva i 2, i 4. È stato il primatista del mondo in entrambe le gare. Lui è sempre stato il mio mito in queste, ovviamente anche Max Rosolino e Brembilla, però ecco, al di fuori dell'Italia lui, e insomma vederlo gareggiare è sempre stato meraviglioso. Vederlo poi dal vivo così per la prima volta mi aveva colpito particolarmente, con tutto che non andò neanche a medaglia perché insomma vinse su un, cioè, però vederlo nuotare mi è sempre piaciuto. Ci arrivano nel frattempo alcune domande. Qualcuno ti chiedeva qual è il tuo stile preferito. Mi saluti, sono Silvia, ci scrivono. Lo stile preferito, sempre, cioè, abbastanza facile, lo stile libero, le distanze più lunghe, e ciao Silvia. Poi andando avanti, arrivi alla seconda Olimpiade, quella di Rio, con un'altra, magari penso, un'altra consapevolezza, dei tuoi mezzi, delle tue qualità. Arrivano due bronzi. Come sono state quelle gare? Quali sono state le differenze, magari, e anche le similitudini che hai trovato in due risultati ma così importanti? Ma sì, poi Rio era prima più grande, quindi con altre idee, con un'altra testa. Lì volevo andare per far bene, per provare a far bene, sapevo di potermi giocare qualcosa di buono. E arrivando poi dall'anno prima dove ero stato fermo, quindi volevo anche delle conferme da me stesso per poter pensare di poter fare qualcosa. Fortunatamente poi subito il primo giorno c'è stato il 4, quindi ho rotto il ghiaccio da subito. È andata molto bene. Poi c'è stata la staffetta che ci ha lasciato fuori dalla finale per 4 centesimi. A dire che sinceramente è una cosa che ha bruciato molto e brucia ancora se ci ripensi. E poi il giorno del 1500, l'ultimo giorno, diciamo che ho avuto la fortuna di aver Greg con me, almeno ci siamo un po' aiutati l'un con l'altro a non pensarci troppo, lui perché comunque era la prima gara che faceva in quell'Olimpiade e per tutti era ovviamente il favorito. Io perché era una settimana che gareggiavo e comunque il 4 era andato bene, la staffetta nonostante tutto sì, ci bruciava, ma comunque era un nono posto che poteva portare a qualcosa di buono negli anni dopo. Potevo pensare di essere un po', ecco, anche arrivato mentalmente, invece no, aiutandoci l'un con l'altro siamo riusciti poi a ottenere quel risultato lì che ad oggi ancora ci fa pensare molto bene e sperare molto bene per il futuro. E quindi ecco, è andata molto bene, siamo ancora felici se ci pensiamo, a ripensarci, ecco. E com'è appunto condividere le emozioni, le gare, l'avvicinamento ad un appuntamento così importante con quello che poi alla fine è un tuo avversario? Perché comunque sia in tutte le gare che vi vedono protagonisti, spesso vi trovate a lottare voi per le medaglie. Com'è diciamo, questo rapporto che possiamo definire comunque sia particolare, nel senso, perché non è così comune trovare nel proprio connazionale magari uno dei maggiori rivali, oltre che compagni di attività. Ma sì, infatti in primis siamo amici, ovvio che poi siamo cresciuti insieme, sono 10 anni quasi che ci alleniamo insieme, quindi ci conosciamo, sappiamo come prenderci. Ovvio che poi quando c'è la gara tutti vogliono battere tutti, ecco, l'amicizia sparisce per quei minuti di gara,
Però è sempre stato un vantaggio avere un compagno d'allenamenti così. Abbiamo sempre detto che molti dei nostri risultati sono dovuti proprio al fatto di esserci sempre allenati insieme. Quindi è sempre uno stimolo, un traino. In allenamento anche i 100 sciolti diventano gare, perché nessuno vuole mai fare arrivare davanti l'altro. È sempre stato, e mi auguro sarà ancora una gran fortuna e per quel che mi riguarda anche un piacere, un onore allenarsi con lui e con gli altri. Andiamo, la seconda foto che tu avevi scelto era appunto quella di Rio, comunque ne abbiamo parlato largamente, passiamo alla terza che è quella dell'Oro Mondiale di Budapest 2017, lì davvero batti tutti, arrivi davanti a tutti, come sono stati, cosa hai pensato in quegli ultimi 100 metri che ti hanno visto davvero cambiare passo e rimontare per poi andare alla vittoria e se nonostante l'importanza ovvia dei due bronzi, questa è veramente la gara che ti ha, oltre che consegnato alla ribalta mondiale, ti ha veramente definito come atleta di grandissimo livello. Guarda, il pensiero degli ultimi 100 metri non me lo ricordo, sinceramente. Posso aver pensato un po' di tutto, in realtà, o forse niente, ho solo cominciato a battere le gambe, a girare le braccia più veloce, alla fine è andata come è andata, e quindi è successo poi quello che è successo. Però, boh, non lo so, io non sono di quelli che dici sì, ho fatto, no, non ho fatto, lascio parlare gli altri, io cerco di fare sempre quello che riesco a fare, a divertirmi. E cercare di andare forte, che poi alla fine è quello che devo fare. Quindi sì, è stato un modo per in qualche modo uscire da. Era la fine di quel tunnel famoso iniziato 2 anni prima con l'infortunio. Prima c'è stato Rio, poi c'è stato Budapest, da lì ho detto va bene, dai, questa parte è andata. Poi l'anno dopo mi sono rifermato per l'infortunio, quindi come non aver detto niente. Però col fatto che ci stanno seguendo veramente tantissimi ragazzini che magari hanno iniziato nuoto non da molto e che comunque fanno il tuo sport e per cui sei un riferimento, hai parlato dell'infortunio del 2015, come ne sei uscito? Quali sono magari state le tue sensazioni, i tuoi momenti difficili, però anche la voglia di non mollare e poi i risultati comunque ti hanno premiato? Sì, io in realtà ne ho avuti più di uno di infortuni, però nello sport capitano. L'importante è riuscire a restare concentrati, tanto sono cose che succedono, come arrivano, poi vanno via. Non è che succede per chissà cosa. Perdere 1, 2, 3 mesi ci può stare, basta continuare ad aver voglia, basta saper aspettare e poi alla fine torna tutta la normalità. Anche poi nel 2018 con la spalla, sì, fai le cure, aspetti, magari nel nostro caso non nuoti, però comunque non stai mai realmente fermo. Un minimo di palestra, un minimo di prevenzione, devi continuare sempre a farla. Poi tutto torna alla normalità e riparti a bomba con più voglia di prima, ovviamente, perché vuoi riprenderti ciò che ti è stato tolto. Ecco, hai parlato di andare forte, devi farlo in distanze diverse. All'inizio della tua carriera hai privilegiato più i 1500 oltre agli 800, poi sei andato, hai deciso di abbandonare i 1500, fai 400. Qual è un attimino la differenza che trovi con le varie distanze e perché magari le determinate scelte che hai fatto? Ma in realtà il 1500 non è che proprio l'abbiamo, cioè, nel senso, sì, magari non lo faccio più in manifestazioni importanti, perché comunque ora magari molta gente mi infamerà un po', ma sto piano piano invecchiando anch'io, e reggere dai 200 ai 1500 in un modo come vorrei io non è possibile. Mi piacerebbe arrivare a un'eventuale Olimpiade concentrato esclusivamente su 400-800, anche per non stare a rischiare di prepararne troppe e magari poi non riuscire a fare ciò che vorrei fare. Quindi meglio concentrarsi su due, farle, o almeno sperare di farle come mi piacerebbe fare, e poi pensare ad altro. Anche E perché il 1500 è lungo, è tanto lungo.
Immagino come la fatica che si possa provare una gara così lunga, e poi appunto nei grandi appuntamenti avete le gare in pochissimi giorni e siete sottoposti a tantissime competizioni, a tantissime battaglie sportive alla fine dei giochi. C'è una domanda che ci arriva da casa. Federico ci chiede: io faccio nuoto da 8 anni, grande gabbio, ho molti problemi con la cuffia dei rotatori della SPAL. Quindi non so, magari se hai avuto anche tu questo tipo di problemi, o Sì, se puoi dare un io consiglio. ero sul capolungo, ma alla fine bisogna fare tanta prevenzione, tanti esercizi con l'elastico, e poi, boh, poi dipende anche dall'entità del problema in realtà, perché insomma, se è una cosa più pesante, se è meglio farsi vedere da qualcuno che ascoltare quello che dico io. Tanto i fisioterapisti, loro vanno sempre più che bene. Io avevo un po' di stabilità sulla spalla, quindi con l'aiuto di fisioterapisti, ecco appunto, sono riuscito a guarire, continuando ad oggi comunque a fare sempre tutti i giorni esercizi, sia prima di entrare in acqua che anche in questi giorni prima di allenarmi, perché comunque è fondamentale avere sempre le spalle molto allenate, molto calde e soprattutto molto rinforzate. Mirko ci dice: secondo me diresti la tua anche nei 200, e io mi collego dicendoti qual è al momento la realtà della 4x2 italiana e quali possono essere gli obiettivi, ovviamente magari riguardando le Olimpiadi e comunque le altre competizioni internazionali. I 200 sì, ovviamente mi piacciono, però come ti ho detto prima, al momento preferisco pensare a 4x8. La 4x2, come abbiamo visto l'anno scorso al Mondiale a Guangzhou, è super competitiva. Abbiamo sfiorato un'impresa enorme, comunque il quarto posto a 3 centesimi. È fortissima, mi piace. Spero di poter partecipare ancora a questo evento. Ovviamente ci sarà da allenarsi, perché i miei compagni di squadra sono super agguerriti, sono super forti, e quindi speriamo di poter dire la nostra più avanti, quando sarà un eventuale europeo o un'olimpiade. Ovviamente qui poi, se no, se si dice troppo ci prendono a parole per la scaramanzia, però speriamo bene. Eh sì, poi comunque 200 si dura meno fatica, dai, dei Sì, è più veloce, 1500. finisce prima, dai. L'agonia 600 di più, manda una cosa dura nuova. meno. C'è Barbara che, no, Barba Blu che ci chiede: il ministro giapponese ha detto che se non si trova un vaccino non si faranno le Olimpiadi. Io volevo chiederti come hai preso questo rinvio, che ovviamente per motivi di causa maggiore, come tutti sappiamo, però abbiamo letto magari in questi mesi come magari per Federica Pellegrini, o parlando di loro, Leonardo Montano, un anno in più voglia dire, nella tua tabella cosa è cambiato e cosa ha significato questo posticipo. Indubbiamente era l'unica soluzione possibile. Non era impensabile fare l'Olimpiade quest'anno, quindi giusto averla rimandata in primis. Quello che dice ora è giusto: se non si trova un vaccino, se non si trova una cura, non si può pensare di andare laggiù, o meglio, loro non possono pensare di far entrare tutto il mondo lì e poi farlo riuscire. È sempre meglio avere un qualcosa di sicuro. Qualora dovessero essere annullate, ovviamente mi dispiacerebbe. Per un anno sì, non cambia poi molto. Tanto abbiamo fatto ora questa pausa, ricominceremo a nuotare, mi auguro, il più prima possibile, e cominceremo con la preparazione. A me un anno non cambia fondamentalmente. Prima, ok, dicevo, sto invecchiando, va bene, però si passa da 26 a 27, ecco. Magari per atleti un po' più grandi può essere, fra virgolette, un problema. Ma io sono convinto che entrambi i nomi che hai fatto saranno presenti e potranno dirlo a loro. Certo, ce l'auguriamo come italiani, come amanti dello sport e nel caso di Aldo, come anche nel tuo, ovviamente, anche da Concittadino. livornesi. Il Agnese ci chiede: hai mai gareggiato su altri stili? Sì. Da più piccolo facevo anche i 200 delfino, i misti, anche
anzi, in realtà il 200 delfino fino a 2 anni fa anche al campionato a squadre l'ho dovuto fare, quindi. Però ecco, diciamo che ho altre preferenze. Volevo chiederti, con la squalifica di Sun Yang, che come tutti sappiamo è stato squalificato per 8 anni, come cambiano le carte in quelle gare senza un avversario comunque sia così tosto e di livello? Sai, vabbè, ci sta. È successo, è giusto che sia successo alla fine, dopo tutte le storie uscite fuori su Sun. È un avversario in meno. Al posto suo ci sarà qualcun altro altrettanto forte. Io mi alleno per provare a poi a battere più persone possibile, che ci sia Sun o che non ci sia, non cambia. Ovviamente sì, era uno dei più forti, e da quel punto di vista bene. Mi sarebbe piaciuto di più batterlo sul campo piuttosto che così. Però sul campo ad oggi sembra impossibile, poi magari ci sarà qualche ricorso o qualcosa del genere. Però aspettiamo. Ad oggi mi alleno per provare poi a battere gli altri. Ne abbiamo già un po' parlato nel corso della nostra trasmissione, però Brando ci chiede un tuo ricordo che non dimenticherai mai. Ma sì, ho le medaglie di Rio, quelle di Budapest, ma più probabilmente di Rio, perché un'Olimpiade alla fine è il sogno di tutti gli atleti. Sai, sì, è vero, l'oro mondiale è una cosa che ti segna, ma già solo la partecipazione all'Olimpiade è un'esperienza meravigliosa. Arrivare poi alla medaglia, addirittura a 2, come ho avuto la fortuna di raggiungere io, ecco, è qualcosa che ti resterà per sempre. Certo, ci auguriamo davvero che tu possa fare la tua terza Olimpiade e, perché no, ti possa portare a casa nuove medaglie del valore del metallo più pregiato, o comunque sia davvero collezionare altre gare e far sognare i livornesi e tutti gli amanti del nuoto. Casa, torniamo a casa con la quarta foto, non c'è cosa che ti riporti più a casa dei tuoi genitori, penso. Sì, infatti, come ti dicevo prima, in questo mese di quarantena, questo mese che sono stato a casa, me li godo un po' di più, perché solitamente li vedo molto meno, ecco. Dovrò poi fare un periodo di stacco, perché un mese testa a testa non è... No, scherzo, mamma, babbo, se mi state guardando da di là, scherzo. Ecco, com'è magari nel corso dell'anno stare poco a casa e comunque sia mantenere i rapporti, perché tu ovviamente giri il mondo e anche quando ti alleni sei a Ostia, appunto, com'è vivere la famiglia, ecco? Vabbè, sai, siamo nell'epoca del digitale, quindi riusciamo comunque a sentirci sempre, a vederci quando sono fuori d'Italia, con le videochiamate. Poi ormai sono quasi 10 anni, quindi saranno anche abituati a vedermi poco, e io anche poi alla fine, quindi ringraziamo questi momenti, no, ringraziamo no, scherzo, però in questi momenti dove riesco a stare un po' di più con loro, cerco di approfittarne e di godermene un po' di più, anche se poi dopo un mese di quarantena, sì, quando sei abituato a stare da solo, litigheresti anche col muro. Cioè, sei un po' pieno, via, insomma. No, dai, però. C'è Moni che ci dice come stai affrontando la quarantena, quindi magari sia, non so, magari dal punto di vista sportivo oppure anche per passare il tempo. Ma guarda, alla fine, come ti dicevo prima, tutte le mattine riesco a allenarmi. I pomeriggi, quando c'è bel tempo, riesco a stare un po' in giardino, a prendere un po' di colore. Infatti sono rosso, in stile peperone, perché ancora sono in quella fase di dal bianco che comincio a abbronzarmi, e appunto ho compagnia, ho la fortuna di vivere molto vicino a amici, quindi riusciamo comunque ad avere interazioni a distanza e con le dovute precauzioni. Sono appunto con i miei, quindi sto bene.
Ecco, la nostra trasmissione che abbiamo fatto nei giorni scorsi su Facebook, chiedevamo al nostro ospite dei consigli su serie TV, film, canzoni, libri da dare ai nostri web spettatori per passare il tempo. Non so se tu magari così molto, molto velocemente hai qualche consiglio vario, spaziando su tutte... Ma guarda, film non so, sono più da serie TV. Ho cominciato i vari Diavoli o la serie su Michael Jordan, poi aspetto ogni tanto che esca qualcosa di nuovo, però hai visto, alla fine il tempo da passare in casa è tanto, quindi in qualche modo va passato. Non so, una serie TV, un libro, un film, ma ti ripeto, anche per chi non è abituato a stare in casa con i parenti, anche il solo stare con loro e fare due chiacchiere, poi magari li rinchiudo sempre in camera, però magari già l'idea di poter fare questa cosa è tutto di guadagnato. Ovviamente, come li ha già nominati, a fianco della famiglia ci sono gli amici importantissimi in ognuno di noi, penso che riferimento sono per te e magari cosa appena torni, cosa non vedi l'ora di far con loro? Nel senso, anche lì, sulla fortuna del digitale ci sentiamo spesso, poi ora la città, il primo qui è quello che sta qui con due portoni più là, quindi lo vedo tutti i giorni. Gli altri, da qui alcuni sono anche assenti in realtà, però il biondo sta giù a Ostia, quindi anche lui nel periodo giù lo vedo praticamente sempre. Ecco, diciamo che avendo la fortuna di poterci parlare, poterli sentire tutti i giorni, è un modo per sentire meno questo distacco. Quindi è fondamentale avere amici vicini, amici stretti che ti aiutano, che anche quando torni a casa hai voglia di vedere, anche solo per fare due chiacchiere, un aperitivo, una cena, qualsiasi cosa che possa essere, ci sono, sai che ci sono, hai bisogno e basta mandare un messaggio. Ci chiedono quanto tempo prima inizi a fare scarico, prima di fare gare importanti. Ecco, questa è una bella domanda, questa dovete sentire il Moro, io eseguo. Poi dipende, magari varia molto da atleta a atleta. Per esempio, io posso cominciare da 10 giorni prima, una settimana prima. Magari c'è l'atleta che scarica solo gli ultimi 3 giorni, quello che gli serve un mese. Varia sempre tanto da persona a persona, da gara a gara, da caratteristiche fisiche. Ci sono molti fattori che l'allenatore deve essere in grado di vedere per far sì che tu arrivi nella migliore delle situazioni alle gare. Poi Giulia ci chiede, sai quando potrai tornare ad Ostia ad allenarti? Anche se l'hai già detto ad inizio, lo ripetiamo magari perché c'è qualcuno si sta connettendo in corsa. Bella domanda, mi auguro il prima possibile. Io spero da settimana prossima, però stiamo aspettando notizie, potrebbe essere la prossima come quella dopo. Siamo tutti pronti a tornare, non vediamo l'ora, ma che non ci arriva l'ok, ne so quanto voi. Francesco ci dice, sei uscito te nel filtro, che nuotatore sei? Lo abbiamo visto, l'abbiamo riproposto anche nella nostra parte. Allora io giuro che ho provato 2 volte. La prima volta non mi ricordo che fosse uscito, la seconda sono uscito io, ho detto dai, proviamo, mettiamola subito, privato. Chissà quando ricapita. Invece subito, boom boom, messa. Casualità, presa in pieno. Una botta di culo, decidete. Tanto si può dire, no? Sì. Altra domanda, quanto tempo dedichi allo stretching prima dell'allenamento? Ma noi scendiamo, noi dico tutto il gruppo di Ostia, scendiamo solitamente una mezz'oretta prima per fare elastici, per mobilità, stretching, un po' tutto. Una mezz'oretta prima dell'allenamento può bastare, anzi basta. Che allenamento fai a casa? Magari lo abbiamo già detto. Il nostro preparatore ha mandato dei programmi tutti i giorni praticamente, in realtà da lunedì al sabato, tra vari, un po' di pesistica, ovviamente per quel poco che abbiamo, e un po' di corpo libero, almeno riusciamo a tenerci in forma, allenarci, passiamo anche tempo.
Chi è il tuo rivale più pericoloso e che temi di più nella piscina di Ostia? Lui che l'ha scritto, Ferretta. Il nostro amico Ferretta, anzi, lo salutiamo tutti insieme. Così almeno poi ci scrive che è contento, sicuramente. Che tipo di alimentazione segui durante la quarantena? Mangio normale, alla fine ci pensa mamma, quindi sa cosa fare. No, mangio normale, no, perché gli scherzi. Primo, secondo. Tanto poi un po' consumo con l'allenamento e poi spero di poter ricominciare a consumare, come dico io, in acqua. L'avevo detto Parretta, sono contento. Non vedeva l'ora, aveva buttato l'esca. Abbiamo abboccato. Ecco, parli di allenamento, l'allenatore lo sappiamo, è Stefano Morini. Se devi dire dei grazie magari per essere arrivato a questi livelli, oltre al tuo impegno e ai tuoi sacrifici, chi sono le persone che hanno significato di più per te nella tua storia in piscina? Sicuro i miei, sicuro il Moro, poi tra l'altro beh, mio zio, ma quello è secondario. Tutto il gruppo di Ostia, tutto lo staff, l'esercito, tutti, nel senso, tutti quelli che mi seguono da quando è iniziato, andando appunto dalla famiglia in giù, allo staff, appunto. E non c'è una persona in particolare. Poi, ovvio, parlando di risultati in senso stretto, il Moro, Marco, l'Alcinzio, il preparatore, i fisioterapisti, il biomeccanico, tutto il gruppo che ci segue da tanti anni a questa parte, sicuramente. E poi vabbè, anche noi atleti che ci alleniamo tutti insieme e che ci siamo da sprono l'uno con l'altro. Quali sono i tuoi obiettivi per Tokyo 2021? Siamo livornesi, si vuole vincere, si può dire. No, sì, vabbè, magari sì, però prima qualifichiamoci, anzi, prima aspettiamo di sapere se effettivamente ci saranno o no, poi pensiamo a qualificarci e una volta qualificati, nel senso, si va lì e ci si diverte. Arrivano domande scomode, stai cucinando in questa quarantena? Però mi sto esercitando, mi ci diverto. Ogni tanto ho provato a fare un po' di pizza, la carbonara, sai, qualche dolce. Non sono mai da solo, ti dico la verità, non sono mai da solo perché c'è sempre le macchine di controllo. Sono le prime armi, lo ammetto. Però mi ci diverto. Poi sono venute anche discretamente buone. Allora aspetta una dittata, ora vanno fortissimo, diretta Instagram in cucina. No, non credo che succederà, guarda. Hai mai pensato di scrivere un libro come ha fatto Paltrinieri? No, al momento no, non ne vedo ancora la necessità. Ecco, non è escluso che un domani possa succedere, ma per il momento non credo di avere ancora troppe cose da raccontare. Roberto, domanda... Sempre lui, sempre Parreta. È vero che odi il cacciucco? Attenzione, perché ci sei contato. No, io non sono amante del pesce in generale, ne mangio poco, quindi mangio più il lato, tipo salmone, questo qui. Gli altri non mi fanno impazzire, ecco. Però Roberto... Sì, è strano, per un livornese è strano, però sì. Una correzione che per noi livornese è fondamentale, cacciucco... Le C, di sicuro. 5C. 4... Quante ce ne ha messe? Sì, Monica, usi solo prodotti della MAT come barrette, integratori? Sì. Provatele tutti, sì. MAT benessere, senza fare pubblicità. Andrea, il nostro direttore, scrive occhi alle C sul cacciucco, abbiamo già sottolineato, corretto. Non li vorresti, ci colpisce veramente nel profondo quel... No, perché sai, solito siamo primi alle valle C, però in questo caso viva. Vanno aggiunte. A proposito di Livorno, qual è il tuo rapporto con la città? Magari cioè, sotto tutti i punti di vista, magari quando torni, se ci sono dei luoghi speciali che hai in cui non vedi l'ora di andare, anche nella lunghezza del nostro lungomare. No, in generale il mare. Io come comincio a vederlo mito mi sento a casa. Quindi è proprio bello, meraviglioso, qualsiasi sia il tempo, anche se diluvia, vedi il Romito
mi sa che il cuore, sto bene, mi piace. Nonostante io non sia amante del bagno, ecco, non mi piace fare il bagno in mare. Che detto faccio, da te sono anche... ho capito, ma stai 11 mesi a fare avanti e indietro in vasca? Quando poi c'è il mese di vacanza dici sì, vabbè, no. Cioè, mi piace stare lì a fare il bagno, ma non mi piace andare a nuotare in mare aperto. Invece forse lì è l'unico posto dove lo farei. Mi piace proprio andare sul mare, stare tranquillo. Sono cose che penso un po' tutti i livornesi, poi, però me ne hai chiesta una e mi è venuta quella. Roberto scrive acciucco, ma no, non siamo... Parretta, vai a fare qualcos'altro, ora dai, su. Ci chiaro, se a mano il Bortuzzo non fosse accaduta quella bruttissima cosa, tu che ti ci allenavi insieme, dove pensi che potesse arrivare in carriera? Sicuramente penso abbastanza lontano. Era, ed è ancora, un grande atleta, mi auguro, anzi, se ci sei, tante volte lo salutiamo. Mi auguro di rivederlo anche presto, che molto spesso ci vediamo giù a Roma. Dove non si sa, comunque è sempre imprevedibile il nuoto, però poteva levarsi tante soddisfazioni. Certo, ci auguriamo che possa farlo magari nella categoria paralimpica, perché no, ecco. Situazione sentimentale, qui domanda... Sempre bene. E che rapporto hai con i social? Li uso, mi diverto, niente di, non sono di quelli che devi far sapere tutto in ogni momento, però ecco, mi diverto a usarli e a tenere informate le persone. Stavo quasi in chiusura davvero, perché poi Instagram non è magari come Facebook, che ci permette di andare tanto oltre, perché dopo un'ora, se non sbaglio, staccano tutto. Però guarda, non lo so, è la diretta più lunga che abbia mai fatto. ti stiamo no, perché non fate poche in realtà in vita mia, quindi non Roberto ti non Roberto, ce l'ho il posto, non ce l'ho. Un lavoro centrale di allenamento molto tosto che hai fatto? Tutti in assoluto. Dura fatica, sempre. Sì, ma il più lungo, questa è stata una serie da 6 km, che era 200, un 400, un 800, un 400, un 200 per 3. Però tutto aerobico, sai. Alla fine sì, cioè, solo a sentirlo dura fatica, pazza. Siamo in chiusura, stiamo aspettando le ultime domande, quindi se avete ancora curiosità scriveteci, perché mancano pochissimi minuti. Così, per dare un riferimento ai livornesi, finisce la quarantena, la prima cosa che vogliamo fare? Aperitivo, cena, non lo so, prima cosa, finisce la quarantena, possiamo tornare alla nostra vita normale? Ma guarda... Penso sì, un aperitivo, ma in realtà penso o vado a trovare la mia nonna, o poi beh, devo tornare a Ostia, quindi sai, alla fine cose qui ne riesco a fare poche, devo tornare giù e magari anche ricominciare a fare le cose che si fanno tutti i giorni. Come scaricare l'ansia pre-gara? In camera di chiamata io sono uno che parla, mi diverto, alla fine siamo tutti molto simili, ecco, nessuno in camera di chiamata riesce a stare zitto, nelle gare nostre, poi le altre non le so, però per quanto riguarda le gare nostre si chiacchiera tanto, poi come dicevo prima ho la fortuna di aver Greg quasi sempre, quindi facciamo un po' i cazzari come facciamo poi nella vita di tutti i giorni. Ci passa anche così. Ecco, ho avuto modo di dirlo anche con gli altri nuotatori, quindi Turrini, Sara Franceschi, vivendo dalla televisione, magari rispetto ad altri sport, sempre molto concentrati quando entrate veramente nei minuti prima. Con la musica, che tipo di... che rapporto hai prima della gara? Sei uno di quelli che ascolta musica oppure... No, sinceramente no, appunto perché noi siamo persone che in camera di chiamata appunto parliamo tanto. A me magari la musica mi piace ascoltarla mentre sono in camera,
prima di andare in piscina, eh. Magari lì sì, mi ascolto qualcosa, ma no, subito prima della gara no. Poi sì, alla fine siamo molto, molto concentrati tutti perché, come si dice, una le gare di nuoto, sì, è vero che il 1500 è più lungo, però dura meno di un quarto d'ora. Quindi è bene restare concentrati lì, tanti altri sport durano di più. Lì se fai un errore in qualsiasi gara è quasi già finita, quindi bene stare concentrati per quel poco tempo, lì, e poi torni normale. E poi aspetta, Fabio, sì, ciao Fabio. Aspetta. È un mio amico, se non è tutto a posto. Roberto, è vero che ti favi Pisa? No. Non scherziamo. Su questo a Livorno non si può, non può scherzare. Domani, ultimissime domande. Ci chiedo, come vedi la via verso Tokyo 2020? Sempre lì, nel senso, intanto speriamo di farle, poi dobbiamo pensare a qualificarci e andare a divertirci, come dicevo prima, non dirò mai una previsione, non mi è mai piaciuto. L'anno prossimo i mondiali di nuoto si faranno anche se ci sono le Olimpiadi? Io questo non lo so, mi auguro di sì, però non sappiamo le date, dovremmo aspettare di sapere qualcosa di più certo. Spero di sì, anche perché insomma un campionato del mondo è sempre un campionato del mondo. Musica preferita, cosa ascolti in generale? Io sono più per il rock, però poi ascolto un po' tutto in realtà, non so. Però ecco, prima delle gare sempre Linkin Park, penso che Red Hot. Siamo davvero in chiusura, in tanti ci chiedono una tua diretta, abbiamo detto in cucina no, quindi o ripetiamo noi o devi... Guarda, dai, sì, dai, prima o poi ne farò una, dai, prima o poi ne faccio una o da solo, sì, dai, comunque qualcosa mi inventerò. Sogno più grande, così chiudiamo? Sogno più grande, non so, continuare a divertirmi come sto facendo e... provare sempre ad andare un gradino più in su, non del davvero, podio in generale. Davvero grazie a Gabriele Detti, grazie a tutti voi che ci avete seguito, abbiamo spaziato dal nuoto a tutto quello che può esserci, spero sia stato piacevole per voi, per noi è stato un onore averti qua e aver passato questa oretta insieme, grazie davvero. Grazie a voi, quando volete, tanto basta un cinecchio e arrivo. Grazie ancora una volta al Centro Sportivo Esercito per averci permesso tutto questo, grazie a voi che ci avete seguito e ci avete permesso di andare così avanti con le vostre domande. Seguiteci sulla pagina Instagram, Facebook di Labro Sport per seguire tutte le novità e non vediamo l'ora di tornare a scrivere, a parlare di sport e magari, perché no, di qualche bel risultato di Gabriele. Magari, noi ci si prova, siamo qui, aspettiamo di sapere qualcosa e ricominciamo a bomba. Grazie ancora Gabriele, grazie a tutti, buona serata e niente, continuate a rimanere a casa e continuate a fare il vostro dovere, speriamo di tornare il prima possibile alla nostra vita di tutti i giorni a divertirci. Grazie a tutti e buona serata. Ciao a tutti.